Giuliana Desio apre i cassetti della sua vita privata e artistica a Vianidame. Giuliana Desio non ha certo bisogno di grandi presentazioni. Negli anni è diventata una delle attrici italiane più amate. Nella sua carriera ha avuto l'onore di vincere ben 2 David di Donatello, uno dei premi più ambiti per chi fa un lavoro come il suo. Nel piccolo schermo l'abbiamo vista in numerose fiction di successo come Il bello delle donne, riproposto anche in questi ultimi anni, L'onore e il rispetto e Furore e il vento della speranza. La Desio però ha fatto anche parecchi spettacoli teatrali, cominciando giovanissima, a soli 19 anni, poco dopo aver fatto il suo debutto l'anno prima in una fiction. Punto per ciò che riguarda il gossip, recentemente ha vissuto una storia d'amore con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario De Felice. La storia però tra loro non è andata avanti. I due hanno messo un punto alla loro relazione e la Desio in alcune interviste non ne ha parlato granché bene. Oggi la donna è stata ospite di Vieni da me, programma pomeridiano condotto dalla bravissima Caterina Balivo. Ecco cosa ha svelato l'attrice sulla sua vita privata e professionale. Giuliana Desio, dal suo esordio in teatro all'attualità. Giuliana Desio è stata coinvolta nello spazio dedicato alla cassettiera dei ricordi. La napoletana ha ripercorso, attraverso alcuni oggetti a lei cari, le fasi della sua vita privata e artistica, cominciando dai suoi esordi. La donna è stata sorpresa dalla produzione con un video che la mostrava in giovane età a teatro. Sul set cominciai a 18 anni con una fiction che si chiamava Una donna, mentre in teatro a 19 anni. Grazie per questo video. Sono passati talmente tanti anni che non ricordavo di questo. Bravi e grazie per averlo trovato, non so come abbiate fatto. Questo video mi fa tenerezza, perché non sono più quella ragazzina, o forse lo sono ancora, chissà. Andare in scena non è facile. Io ho sempre paura di andare in scena. Una macchina che deve funzionare alla perfezione. Piangevo spesso prima di entrare in scena, avevo paura. Poi mi sono data 2 schiaffi e tutto è passato. Proprio ora la nota attrice si trova in teatro con un nuovo spettacolo intitolato Le Signorine, in compagnia di Isa Danieli, dove ricoprono i panni di 2 signore anziane. È incredibile che ogni volta che comincia lo spettacolo nessuno mi riconosce o applaude. Rimangono tutti con la faccia stranita, sarà per il travestimento. La cosa che mi fa ridere è che quando entra lei in scena tutti si mettono ad applaudire, a me nulla. Sappiate che se una è la Danieli, l'altra sono io. Fare una vecchietta è molto liberatorio. Vieni da me. Giuliana Desio e la psicanalisi. Giuliana Desio è stata la prima attrice ad affrontare il tema della psicanalisi. Ecco come lo affronta a Vieni da me. Alla visione di un libro sono stata la prima ad ammettere di essere disfunzionale, come lo siamo tutti. Quando venni fuori nelle epoche che abbiamo visto nei filmati mi intervistavano, io ero già in analisi. Dirlo a quell'età però non andava bene, anche perché altrimenti sarebbe stato portare un fardello nelle spalle per tutta la vita, come quello che mi porto ora, cioè l'idea che fossi una squilibrata. Poi si è scoperto che in analisi ci vanno tutti, anche le persone che non hanno grossi motivi di farlo. Non è una pratica per malati di mente, ma un modo per cercare di ampliare la propria percezione dell'esistenza di se stessi. In Italia ci sono voluti 40 anni per capirlo. Bisogna essere contenti di aver di fronte una persona che sappia analizzarci. Ma ora la Desio, dopo tutti questi anni di analisi, come si vede? Ecco la sua risposta. Allora io sono buona, purtroppo. È questo il problema. Cattiva però è uno dei film che più ho amato nella mia vita e mi vede protagonista. Questo è proprio un film che ha a che fare con la psicanalisi e su di me, per quella che era la mia pratica come studente e amante della psicanalisi. Con questo film vinsi anche il David di Donatello. Giuliana Desio, il successo è una cosa soggettiva. Ho lavorato con dei miti veri. Giuliana, come ha detto lei durante l'intervista, ha avuto successo da giovanissima. La Balivo ha dunque deciso di chiederle se anche per lei il successo è una gabbia dorata. Ecco cosa ha svelato la donna riguardo il successo è qualcosa di soggettivo. C'è chi è di successo e si sente un fallito, chi non lo è e pensa di esserlo. Nel mio caso io non penso di aver raggiunto mai nulla nella mia vita, sbagliando, ma lo penso. Di seguito ad un filmato la Desio ha anche affermato che durante la sua carriera ha avuto la fortuna di lavorare con dei miti veri del suo campo. Ho lavorato con quelli che sono dei miti e i miei miti, Lino Ventura, per esempio. Anche stranieri. Da Montesano a Giannini, giusto per citarne 2. Ho lavorato con degli attori che purtroppo non ci sono più, come Mastroianni, Mario Monicelli, Nino Manfredi e Vittorio Gassman. Vieni da me. Giuliana Desio e la sua esperienza a balla.